tutti cerchiamo ispirazione, cerchiamo una guida, cerchiamo luce, cerchiamo la verità. E la verità si nasconde in molti luoghi, non è privilegio di pochi, non è privilegio di una religione o di un'altra, di un filosofo o di un altro. Per cui continuiamo il nostro cammino scegliendo fior da fiore, secondo il nostro personale sentire, secondo quello che la nostra anima ci suggerisce. Oggi voglio fare questo breve video perché desidero condividere con voi delle vere e proprie gocce di saggezza, che questa volta non sono metaforiche, ma sono gocce di saggezza che derivano appunto da una saggezza antica. E colui che le ha prodotte si chiama Lao Tse, un filosofo e uno scrittore che è vissuto nel VI secolo avanti Cristo e che probabilmente è stato il fondatore del taoismo. Ma questo non ci deve interessare, noi non dobbiamo per forza etichettare tutto, etichettare ogni cosa. Lao Tse ha lasciato molte opere, ha lasciato anche opere importanti che riguardano sempre la condotta umana vista proprio nell'ottica di una nuova saggezza. Quando noi andiamo a leggere questi testi ci rendiamo conto che probabilmente gli uomini di una volta, gli uomini antichi, erano anche molto più saggi di noi, anche se forse avevano meno conoscenze di noi nel campo scientifico, nel campo tecnologico. Però guardate, credetemi, sono realmente uomini che possedevano una grande saggezza che per fortuna è arrivata fino a noi. Ovviamente l'opera di Lao Tzu, che spero di pronunciare correttamente perché ci sono diverse pronunce del suo nome, è un'opera vasta, per cui chi fosse interessato può andare a ricercare le sue opere principali, che sono il Tao Te Ching e il famoso libro del Tao. Ma qui io non voglio approfondire troppo, voglio solo darvi 50 gocce della sua saggezza, che possono essere veramente in grado di trasformare la vita di tutti noi. Se fossimo veramente in grado di accogliere questi comportamenti e questi atteggiamenti nella nostra vita di ogni giorno. E comunque è sempre un grande dono poterle ascoltare. E voglio cominciare subito con la prima. La via del saggio è agire, ma non competere. Il mezzo ingiusto rende iniquo il fine giusto. Invece di maledire il buio, è meglio accendere una candela. Chi conosce gli altri è sapiente, ma chi conosce se stesso è illuminato. Le persone solitamente falliscono quando sono all'apice del successo, quindi presta tanta cura alla fine quanta all'inizio, così non ci sarà fallimento. Il gioco è la medicina più grande. La presenza dei grandi condottieri si avverte appena. Chi è calmo e tranquillo diventa la guida del mondo. La via del fare è l'essere. Chi non ha fiducia non ottiene fiducia. Amare profondamente qualcuno ti dà coraggio. Essere amati profondamente da qualcuno ti dà forza. Tenersi in punta di piedi non è crescere. Avere poco è possedere. Avere tanto è essere preoccupati.
tornare alla propria radice si chiama quiete. A causa dell'amore profondo, uno diventa coraggioso. Il motivo per cui non è facile per la gente vivere in pace sta nel suo troppo sapere. Il popolo prende troppo alla leggera la morte perché la sua ansia di vivere è eccessiva. Soltanto chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio. Manifesta chiarezza, abbraccia la semplicità, riduci l'egoismo, abbi pochi desideri. La più grande rivelazione è il silenzio. Chi di virtù è ricco è simile al fanciullo. Per guidare gli altri, cammina alle loro spalle. Chi sa non parla, chi parla non sa. Là dove esistono eserciti, crescono spine ed ispidi pruni. Fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Il più grande tra i problemi poteva essere risolto facilmente quando era ancora piccolo. Le buone parole ti guadagneranno l'onore al mercato, ma i buoni propositi ti guadagneranno gli amici tra gli uomini. L'uomo saggio rigetta l'eccesso, rigetta la prodigalità, rigetta la grandezza. Per raggiungere la conoscenza, aggiungi qualcosa ogni giorno. Per conquistare la saggezza, togli qualcosa ogni giorno. Il viaggio è la ricompensa. Più la legge e l'ordine vengono resi prominenti, e più ci saranno ladri e mascalzoni. Sapere di non sapere è la cosa migliore. Fingere di sapere quando non si sa è una malattia. Agire senza fare, lavorare senza sforzo. Il movimento vince il freddo, lo stare fermi vince il calore. Il fallimento è il fondamento della riuscita. Un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare. Comprendere gli esseri umani è intelligenza, ma comprendere se stessi è saggezza. Il motivo per cui l'universo è eterno è perché non vive per se stesso. Esso dà vita agli altri mentre si trasforma. La felicità è più leggera di una piuma, ma nessuno sa come portarla. Guadagnare in ciò che si ha significa perdere in ciò che si è. Il saggio produce senza appropriarsi e agisce senza nulla attendere. Chi è capace non discute, chi discute non è capace. Chi domina gli altri può essere potente, ma chi domina se stesso lo è ancora di più. Aver portato a termine un compito significa essere eterni. Per
Per cause fortunate, un uomo può governare il mondo per un certo tempo, ma tramite la virtù dell'amore, egli può governare il mondo per sempre. Fai il tuo lavoro e poi fai un passo indietro. Questa è l'unica strada per la serenità. Vedere le cose in un seme, quello è il genio. Nella semplicità assoluta non c'è desiderio e la mancanza di desiderio è la pace. Un buon viaggiatore non segue la carreggiata, un buon parlatore non ricorre agli insulti. Ciò che al mondo è più flessibile vince ciò che al mondo è più duro. Sapere di non sapere è saggezza suprema, ma non sapere di sapere è un male. Il saggio arriva senza partire, vede senza guardare, fa senza fare. Ciò che è passato in noi resta nostro nella condivisione con gli altri. E qui, cari amici, termino la lettura di queste gocce di saggezza antica che mi è piaciuto condividere con voi, perché spero vi possano servire insieme a tutti gli altri messaggi che vi porto e continuerò a portarvi, in modo da poter vivere la vostra vita nel modo più vero, più giusto e sereno possibile. A presto, cari amici.